Buongiorno, da Pier Carlo Lava. Per lo spazio dell'intervista oggi incontriamo Giorgio Barberis, assessore alla cultura, al lavoro, università, ricerca, formazione e partecipazione, che ha gentilmente accettato di rispondere alle nostre domande. Buongiorno Barberis. Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo di formazione. La formazione professionale può incidere positivamente sul problema del lavoro, purtroppo però è uno dei punti deboli del nostro paese, che investe meno della media europea anche in formazione. Ci può dire a suo avviso come si presenta la situazione per quanto riguarda la nostra città? Beh, la città, diciamo, risente di un clima nazionale e lo amplifica, perché è una città in comune in dissesto, per cui vengono tagliati anche servizi molto importanti che hanno a che fare con il lavoro e con la formazione. Noi su questo dobbiamo attivare anche delle risorse, diciamo, facendo ricorso a chi sul territorio è sensibile, quindi anche a un sostegno da parte dei privati, ma in una logica di servizio pubblico, per lavorare sulla formazione, sulla riqualificazione professionale e per cercare di creare una sinergia fra i vari enti che si occupano sul territorio di formazione, perché dobbiamo dare delle risposte molto precise rispetto ai bisogni che ci sono qui in città. Tenendo conto che prioritario è ricostruire una rete, un legame sociale e comunitario che deve essere fondamentale, un po' come il mutualismo dell'Ottocento e dell'inizio Novecento. È un momento difficile, dobbiamo essere tutti particolarmente sensibili e solidali nell'affrontare la situazione e dare a ciascuno gli strumenti necessari per muoversi in questo contesto di difficoltà. Per cui crediamo molto nella formazione professionale e nella riqualificazione professionale. Bene, parliamo di immigrati. La questione immigrati per taluni sono un problema. Per quanto riguarda la sicurezza e il lavoro, che stanno, stando a quanto affermano gli stessi, lo tolgono gli italiani. Lei invece cosa ne pensa in merito? Beh, io qui ho una posizione da tempo consolidata, molto favorevole ai migranti, una sensibilità particolare per questo tema. Credo che la diversità sia un elemento di ricchezza imprescindibile. Sono per un'accoglienza la più ampia possibile, per un pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza ai cittadini migranti, e credo che su questo il nostro paese debba fare dei grandi passi in avanti. E penso che i migranti siano sempre e comunque una ricchezza, e che sia scorretta l'impostazione che taluni danno. Non sono assolutamente un problema di ordine pubblico, possono esserlo in contesti destrutturati e socialmente poveri. Il nostro problema è semmai nel creare comunità, ho già detto in altre occasioni, da creare comunità molto, molto aperte, solidali e capaci di valorizzare appunto la diversità e anche la ricchezza che in termini economici è rappresentata dal lavoro di persone che arrivano da altri paesi. Io ci credo molto. Bene, per concludere, recentemente è stata approvata una delibera anti-prostituzione e anti-accattonaggio. I pareri sono discordi. Ci può spiegare la sua posizione in merito? Beh, sì, io ho reso pubblico il mio dissenso rispetto a delle delibere repressive rispetto a questi temi. C'è stata una discussione in giunta, spero che si possa ancora parlare. Questo è anche un segnale di trasparenza e di, come dire, di dialettica interna che credo possa solo giovare. Io penso che i problemi sociali non si debbano affrontare con una logica di repressione, ma con una logica di prevenzione e di condivisione, per cui dobbiamo discutere con quei soggetti che di queste emergenze si occupano, cercare di comprendere esperienze che già altrove vengono fatte, portate avanti, di socialità, di inclusione, e quindi affrontare in modo lungimirante questi problemi. Non si risolvono questi aspetti con provvedimenti, con le forze dell'ordine o con provvedimenti repressivi, ma appunto, come dicevo poc'anzi, costruendo comunità più aperte e inclusive, cercando tra l'altro di andare a intervenire sulle cause di questi fenomeni diciamo devianti. Noi pensiamo che la marginalità non sia mai da condannare, ma sia da comprendere, e auspichiamo che si adottino politiche sempre più inclusive e non escludenti. Bene, ringraziamo Giorgio Barberis per la cortese disponibilità a rispondere alle nostre domande e le auguriamo buon lavoro come al solito. Grazie a voi.